Il no dell'università alla guerra, tanti studenti e professori alla manifestazione davanti alla Sapienza di Roma, tra loro anche alcuni giovani ucraini. Anna Milan. Kharkiv, la città è molto piena, è pienissima di studenti. Mi dispiace per i ragazzi che ancora non hanno finito di studiare, che non vedranno mai la città come era prima. Una città piena delle strade bellissime, delle fontane che... Piena di giovani. Piena di giovani. La città, l'università di Kharkiv, bombardata negli occhi, i colori della pace davanti alla Minerva, simbolo della sapienza. Rettrice, ragazzi, professori, un filo strettissimo con gli studenti in Ucraina. Il mondo adesso è unito con noi. È unita anche l'università. È una scelta molto difficile, io direi di resistere, usare la forza, l'intelligenza, la ragione. In piazza manifestano anche studenti russi, bielorussi. Io sono contro la guerra in Ucraina, contro l'invasione russa, non siamo riusciti a combattere il nostro governo. La voce delle università per la pace assieme a una parola precisa, futuro. Un futuro libero non sarà facile, dopo la guerra non sarà facile, però sicuramente saremo liberi. La polemica per il corso universitario su Dostoevskij, cancellato e poi ripristinato dopo le proteste sui social. La cultura è sempre un antidoto a guerra e violenza, dice padre Antonio Spadaro, direttore...